esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio, squat più a fondo posteriore incrociato. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno la gamba nella fase di discesa. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Tieni addome e glutei ben contratti per stabilizzare la schiena ed evitare traumi. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, sollevamento del bacino con una gamba appoggiata. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, poggia entrambi i piedi al pavimento. Non poggiare mai il sedere a terra in fase di discesa, così manterrai la contrazione costante. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, sollevamento del bacino pulsato. Via! Se non ce la fai, esegui dei sollevamenti semplici. Non inarcare eccessivamente la schiena. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Tieni i piedi sempre ben saldi al pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, slanci laterali su fianco, gamba tesa. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, poggia la gamba quando la porti giù. Non tenere dritta la gamba d'appoggio, piegala per avere maggiore stabilità. Non distendere il piede, mantienilo sempre a martello. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non muovere la schiena, per stabilizzarti poggia la mano davanti al busto. Non piegare la testa, guarda un punto fisso avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Allungamento lombare, ginocchia al petto. Via! Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, crunch cross con distensioni. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, poggia delicatamente il tallone a terra quando distendi la gamba. Fai attenzione a non sollevare la zona lombare dal pavimento. Per riuscirci, tieni l'addome ben contratto. Non sforzare il collo.
Guarda un punto fisso avanti a te per mantenerlo rilassato. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Crunch completo. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, tieni i piedi poggiati al pavimento. Fai attenzione a non sollevare mai la zona lombare da terra per evitare problemi alla schiena. Per riuscirci, mantieni gli addominali sempre ben contratti. Per non sforzare il collo, mantieni lo sguardo verso il tuo ombelico. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Camminata con le mani. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non inarcare la schiena, mantienila parallela al pavimento. Per farlo, tieni sempre l'addome contratto. Non sollevare la testa, tieni lo sguardo rivolto al pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Plank con scalata. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare la schiena, mantienila parallela al pavimento. Contrai l'addome per avere maggiore equilibrio. Non piegare e inarcare il collo durante l'esecuzione. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Stretching bicipiti femorali. Via! Fai attenzione a non piegare le gambe durante tutto l'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Stretching bicipiti femorali. Via! Non piegare la gamba. Per raggiungere il massimo allungamento occorre che sia sempre ben distesa. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Stretching abduttori. Via. Non ruotare le spalle. Per aiutarti, guarda un punto fisso avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Allungamento schiena. Via! Non guardare davanti, rilassa il collo portando la fronte alle ginocchia. Non piegare le braccia, tienile sempre ben distese.
5, 4, 3, 2, 1, stop.